You share your truths with me, and I find them true. Amuse, you in the booth with me. Can't spend time on a nickel and dime it. I got me a girl, she don't want no diamonds. A daily reminder to holler at God. Like, where did you find her? Good look at my everything around me, I took it. Did it with only the I knew. And a few I thought I knew better. They go my to always do better. But you're more top echelon. My next probably be a step backwards. Front with struck with love like a drama major, be the best actors. I'm done with all that tough acting. John Madden with a star habit. So it happens. My all life's good. For the reason now, girl, I can't explain it. L'attesa dunque è finita, siamo pronti per vivere l'emozione di questa finale di Coppa, c'è un'atmosfera fantastica qui allo stadio. Un saluto da Piero Gipardo e da Stefano Nava. Speriamo di assistere a una bella partita, Pier. Si parla molto di fair play finanziario, del rispetto dei bilanci, poi però ci sono investimenti magari per un solo giocatore che basterebbero da soli per allestire un'intera rosa e allora qualcuno si fa delle domande. Senza fare nomi, c'è chi è stato capace di perdere un proprio giocatore a parametro zero, salvo poi riacquistarlo a peso d'oro poche stagioni dopo. Ecco, queste sono le cose che sinceramente fatico a comprendere. Italia, paese di poeti, santi, navigatori, ovviamente commissari tecnici, allenatori, tutti pronti a saltare sul carro del vincitore. Non deve essere facile però la vita del mister, Stefano? Ma non solo in Italia, eh? Ranieri, Mourinho, Guardiola, tutta gente che ha vinto all'estero ma alla quale è bastato il minimo passo falso per finire sul banco degli imputati. Vediamo la formazione titolare. 4-5-1 votato all'attacco per loro, con i due centrocampisti esterni che possono dare una mano agli attaccanti. L'intenzione dell'allenatore credo sia proprio questa, Piera, almeno in fase d'attacco, per far salire i due esterni passando ad un 4-3-3 dal 4-5-1. Ecco la formazione iniziale. Adottano anche loro una variante più offensiva del classico 4-5-1 con due centrocampisti che sono bravi a spingere sugli esterni. Allora l'allenatore avrà chiesto di salire per dare manforte all'unica punta nella fase di possesso palla. Match attesissimo, quello appena iniziato, come tutte le finali in palio. La possibilità di tornare a casa con un trofeo da aggiungere alla propria bacheca. In questi casi gli schemi, i moduli contano fino a un certo punto, la differenza la fanno i 22 in campo con la loro voglia e la loro fame di vittoria. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Numero! Che giocata! Gran giocata qui! Imprevedibile! Ha perso il pallone. Recupera palla con un contrasto deciso ma corretto. Cerca la rete. È arrivato il primo gol dell'incontro. Hanno fatto un ulteriore passo avanti verso la conquista della Coppa. I tifosi ci credono, hanno voglia di festeggiare. Azione interrotta. Ha spazio, prova. Bel tentativo con pallone che è terminato sul fondo dopo aver picchiato contro la traversa. Ha provato la botta, ma ha alzato troppo la mira. Occhio al rimbalzo, ci riprova e con questo tutto cambia, si ricomincia da capo. Finale ancora, tutto da decidere, vedremo a questo punto. Ci sono metri a disposizione. Prova a far partire il tiro. Si portano dunque in vantaggio, la Coppa sembra più vicina. Ora la pressione è tutta sulla squadra avversaria, ma non devono commettere l'errore di... Attenzione a un possibile secondo giallo qui. Intervento duro, cartellino giallo che costa l'espulsione. Non c'è... Prova lui,
conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ah sì, non è uscita di parecchio, eh. Occhio al cross. Cerca il traversone. I legni della porta negano il gol all'attaccante. Sfortuna o errore, Stefano? Direi un po' tutti e due, Pier. Beh, poteva fare sicuramente meglio. Occasione! Si è visto saltare e ha rischiato l'intervento in scivolata. Ha corso un rischio troppo grande. Non può entrare così in area. Lo spazio lungo la corsia. Ronaldinho ha mancato il bersaglio da pochi passi. Hanno sprecato la palla del possibile pareggio finale.